sport è un'attività umana molto praticata e non può essere assolutamente senza regole, non può essere un far west e soprattutto deve tenere conto di che cos'è davvero lo sport, ossia lo sport è una cosa a qualunque livello che ti insegna sia a perdere che a vincere, sia a migliorare che ad abbandonare perché non sei adeguato. Lo sport è socializzazione. Lo sport di squadra vuol dire stare assieme a dei compagni che tu non ti sei scelto. Non è come una volta quando si giocava all'oratorio, si faceva il compagno, si sceglievano. Io si stavo ordinando. Ecco, in fondo sono dei bambinoni, sono di buon umore oggi. No, la verità è che molti calciatori hanno un cervello veramente di proporzioni ridotte, ma anche un cuore che a me interessa di più e quindi sono semplicemente degli attori di una commedia che a volte assomiglia a una farsa, insomma ormai ci sono più, ma non divaghiamo, non ci sono più balletti studiati per i gol, tatuaggi, pettinature, sempre rimbalzate da una parte. Adesso è tornata di moda la barra.